Ed eccoci qui, bentornati ad un nuovo appuntamento di Apulia Post Weekend su apuliawebtv.it. Quest'oggi sono con Rossella Amoruso, direttrice della Oltrepalco Ricerche Teatrali di Bari. Ciao Rossella, come stai? Bene, bene, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Felice di essere qui con voi. Benissimo, benissimo. Una settimana importantissima, quella che ci aspetta, perché Gennaro, sai benissimo che ha giorni. Certo, il 29 aprile è la giornata dedicata alla danza e Esattamente. voi del vostro centro Oltrepalco avete immaginato una iniziativa per festeggiarla degnamente. Ce ne vuoi parlare? Come funziona? Come si terrà? Quando? Benissimo, assolutamente. Allora, l'evento si terrà il 29 aprile intorno alle 19-19.30 e sarà un evento streaming perché attualmente sappiamo benissimo, siamo in fascia rossa, quindi ci stiamo aiutando grazie alla tecnologia. Quindi tutti coloro che vorranno partecipare e seguire il nostro evento non dovranno far altro che seguire la nostra pagina Facebook Oltrepalco Ricerche Teatrali. Durante questo evento ci sono una serie di sorprese e appunto, siccome sono sorprese, non possiamo assolutamente dire. Ci saranno degli ospiti, ci sarà un video molto molto particolare perché è un video che parla di emozioni, è un video che parla di danza, ma soprattutto è un video che ci insegna a capire che chi studia la danza avrà sempre una marcia in più. Dico solo questo, non posso aggiungere nient'altro, non voglio Va spoilerare. bene, sappiamo che sono ospiti davvero importanti e aggiungo io internazionali che sono fuori dai confini italiani, quindi davvero varrà la pena poi seguire questa iniziativa e noi sicuramente lo faremo. A questo punto però la domanda mi viene di conseguenza: qual è lo stato dell'arte, è il caso di dire, della danza? Non, ovviamente non mi riferisco solo a quella del grande palcoscenico, quella nota, quella che probabilmente ce la fa perché ha le spalle larghe, ma mi riferisco alla pratica quotidiana, quindi a tutte quelle attività, anche come la tua, che portano, evangelizzano, mi verrebbe da dire, portano il sapere e la pratica quotidiana anche fino ai più piccoli. Allora, sì, questa pandemia purtroppo non ci ha assolutamente aiutati. Io ti dico, guarda, abbiamo iniziato ad attivare il settore danza qui ad Oltrepalco a ottobre 2019. Dopo 5 mesi siamo entrati in lockdown e quindi è avvenuto quello che insomma nessuno poteva immaginare. Però devo dire che la passione, per una disciplina e soprattutto per l'arte in questo momento particolare, come dire, ha fidelizzato, ecco, usiamo questo termine, molti, molti, molti allievi che nonostante questo periodo particolare hanno continuato a frequentare i nostri corsi, anche se in modo diverso, in modo ovviamente meno assiduo, questo è scontato. L'arte sicuramente sta soffrendo tantissimo, ma io sono convinta, Gennaro, che proprio perché stiamo, diciamo, in tutti i modi cercando di dare voce all'arte attraverso anche i social, attraverso la tecnologia, so di colleghi che hanno messo su spettacoli in streaming. Io sono convintissima che recupereremo tutto e soprattutto quando riassaporeremo l'arte dal vivo ci renderemo conto di quanto davvero ci sia mancata e di quanto sia necessaria proprio nel quotidiano. Io direi che dovremmo istituire l'arte dell'obbligo. Io sono d'accordo con te, sono d'accordo con te e aggiungo anche che la cultura, contrariamente a quanto diceva un ministro di qualche anno fa, con la cultura non si mangia, non è vero, nel senso che la cultura è anzi un volano di sviluppo proprio nel nostro paese che vanta un patrimonio veramente incommensurabile. E ti chiedo, ma forse credo di aver intuito un po' la tua risposta da queste ultime cose che ci hai detto, ma tu credi che sia possibile andare verso un futuro di eventi in formazione
ibrida, cioè un po' dal vivo e un po' in streaming, o secondo te lo streaming è destinato a scomparire una volta che saremo tornati alla normalità? Allora, certo, io non sono nessuno per dare una risposta a questa domanda. Io dico che ci saranno delle opportunità che resteranno comunque in streaming. Allora, ti faccio proprio un esempio mio personale, senza entrare però troppo nello specifico. Io proprio grazie alla pandemia sono entrata in contatto con gente lontanissima da un punto di vista formativo e è stata, diciamo, creata una rete di formazione. Se non ci fosse stata la pandemia, molto probabilmente io non sarei mai entrata in contatto diciamo con queste persone, non avrei mai creato questa rete formativa. E siccome sono persone davvero molto lontane, ci siamo già detti che per dare continuità a questa nostra idea sarà per forza lo streaming a mantenerci connesse. Quindi torna utile, diciamo, in senso anche di connessione e di relazioni professionali che si possono stringere, ovviamente senza alcun limite di spazio e di tempo. Assolutamente, assolutamente. Però pensare a un teatro, a uno spettacolo in streaming, io spero vivamente che... È un'altra cosa, lo capisco. Anche se... esperienza in merito, perché per una serie di coincidenze non ho ancora assistito a uno spettacolo teatrale in streaming, quindi non posso assolutamente permettermi di dire la mia, però così, usando un po' di immaginazione, il silenzio che si crea nella platea, l'apertura del sipario, queste luci che si spengono, questo momento importante che collega il pubblico e gli attori su un filo sottilissimo e delicatissimo che è quello del silenzio e dell'emozione, io credo che nessun evento streaming ci potrà donare del genere. Senti, a tal proposito ti voglio chiedere, gli umori della platea, che in streaming l'artista, ballerino, cantante, attore che sia, non può sentire, sono utili o addirittura fondamentali nel corso della performance? Cioè, mentre stai ballando, mentre stai recitando, farlo davanti a una webcam e quindi non sapere come la stanno prendendo coloro che ti ascoltano, fa o no differenza? Ne voglia. E ti dirò di più, parlo sempre per esperienza personale. Questi eventi, ad esempio, che stiamo organizzando, noi ne abbiamo fatti qui ad Oltrepalco 4, quindi quello che ci sarà il 29 aprile è il quinto. L'emozione c'è, è inutile dire che non c'è emozione, però è un'emozione meno positiva. Perché ti parlo ovviamente sempre dal mio punto di vista, questo discorso di essere arrampicati alla tecnologia, al fatto che da un momento all'altro può spegnersi un dispositivo, può saltare una persona, può esserci una perdita, no? Uno spegnimento, qualsiasi cosa. È un'emozione adrenalitica ma negativa, perché l'attore, come il ballerino, ha imparato fin da subito che qualsiasi cosa accada durante uno spettacolo sul palcoscenico, lui deve andare avanti, anche se dovesse esserci un rumore dietro le quinte, dovesse cadere una luce sul palcoscenico, ci hanno sempre insegnato: voi andate avanti, perché sappiamo che possiamo fare affidamento sulle nostre competenze, sulle nostre risorse. Invece il fatto di essere aggrappati a un qualcosa che tu non puoi assolutamente comandare è qualcosa, a mio avviso, parlo sempre per me, veramente tanto antipatico. Io infatti non vedo l'ora che questa pandemia ci molli, perché preferisco l'emozione, quella vera, sul palcoscenico. Certo. Beh, è chiaro che cercando di parare tutti i colpi che ci possono essere, come stavi dicendo tu, e fa parte quasi della performance, vale veramente per tanti lavori, insomma, anche per chi ad esempio come me fa il comunicatore, blogger, può succedere qualsiasi cosa. Però è anche vero che nel momento in cui capita, ad esempio come stavi dicendo tu, che ne so, che va via la connessione, lì abbiamo buttato via mesi di lavoro, di preparazione, e nessuno ce li può restituire. Senti, a proposito di
futuro, io immagino, e vediamo se anche tu la pensi come me, che non sarà più legato a dei contenitori ad uso esclusivo. Mi spiego meglio. Leggo alle tue spalle i nostri coworkers, che è un'attività che io apprezzo moltissimo. Nel senso, credi, ma anche qui, insomma, immagino la tua risposta da quello che vedo alle tue spalle, che il futuro del lavoro, il vostro in genere, ma anche quello degli altri, nella parte che prevede la preparazione, l'allenamento, la strategia, l'interconnessione, lo studio e come dire, anche la nascita di un evento teatrale o di danza, sia legato al fatto di stare con realtà diverse nello stesso posto? Assolutamente. Guarda, ti dico questo, assolutamente sì. Ti dico questo, noi siamo, Oltrepalco nasce a ottobre del 2018 e nasce come centro di co-working perché il mio desiderio era quello proprio di dare spazio a tutti coloro che uno spazio fisico non lo avevano, e quindi abbiamo già in questi anni, nonostante ci sia stata la pandemia, ospitato diversi co-worker, alcuni ancora attivi qui alle mie spalle. Uno dei tanti che mi piace comunque nominare, perché è un co-worker nazionale, quindi non è diciamo poco conosciuto, è la scuola di operatore di teatro sociale a livello nazionale, che ha scelto per la sede pugliese proprio la mia sede. Questa scelta è stata fatta nel 2018 non assolutamente immaginando che poi nel 2020 avremmo avuto il nostro caro ospite Covid nelle nostre vite, e quindi è stata una scelta fatta col cuore, perché io ho una serie di amici attori, artisti, musicisti che non hanno una loro sede, e non ti nascondo che spesso sono qui ad Oltrepalco e utilizzano i nostri spazi, perché non l'abbiamo detto, ma è uno spazio molto grande. Io vi invito, anche appena sarà possibile, a visitarlo. Sono diverse sale, abbiamo anche addirittura uno spazio biblioteca, una sala pianoforte, le sale attrezzate col pavimento per i danzatori. Insomma, è un bellissimo contenitore. Mi rendo conto che le situazioni piccole, come appunto certo, ho capito quello che chiedere, le situazioni piccole faticheranno a sopravvivere dopo questo fermo ormai da più di un anno. E io, diciamo, veramente rivolgo questo invito a tutti coloro che necessiteranno di spazio per le prove, condurre anche i loro laboratori. Oltrepalco è la casa dell'arte, quindi è uno spazio molto grande, c'è spazio veramente per tutti, per l'arte a 360 gradi, quindi tutti coloro che avranno bisogno, insomma, potranno contattarmi. Va bene, perfetto. Allora Rossella, ci diamo appuntamento al 29 aprile per la tua iniziativa. Intanto ti ringrazio per essere stata con noi e ci vediamo presto. Grazie a te e grazie a tutti voi. A prestissimo, al 29, non mancate.